E salve a tutti amici, sono sempre d'accordo e benvenuti in questo nuovo episodio di RimWorld, spazzini planetari. Gente, ho deciso di riprendere a registrare adesso perché stavano succedendo un po' di cose interessanti e quindi vi faccio un recap di quello che è successo in questi giorni, perché praticamente è passato qualche giorno quando ho finito di registrare, cioè qualche giorno in gioco. E cosa ho fatto? Dai, allora, partiamo dalle cose della base. Ho fatto un po' di aggiornamenti, sistemazioni varie con i pavimenti. Adesso, soprattutto in questa parte qua, è tutto molto più connesso. Fatto in maniera più strutturata, ecco. Ho aggiunto una, due e rifatto bene questa parte qua di porte. Poi vediamo. Adesso arriviamo agli organi. Ho fatto un bel po' di lanci. Siamo riusciti a trovare un po' di acciaio che era qua e dei componenti. Ah, anzi, ecco qua. Meno male che sono tornato perché avevano scavato. Penso che per quanto riguarda la base sia tutto. Sì, abbiamo fatto. Aspettate un attimo. Non abbiamo ancora ricercato tutta la parte del prototipo. Ecco, mancano ancora 4 colpi. Ho fatto un'altra PPC, ecco cosa. E per la base penso che sia tutto. Esatto, sì, è praticamente tutto. Poi, quest, ne ho fatto. Allora, c'è stato un assedio dagli Itakin, che è stato qua, ok? Ci sono ancora le armi e le droghe che devo dire di non prendere. Le armi invece le porteranno pian piano. Stavolta non ho fatto l'errore di sparare prima che si facessero mandare le cose. Poi ho accettato una quest, che non è questa che ci arriveremo, ma è questa qua, Imps of Fortune. Praticamente questo qua è un freeholder di The Refugee Empire. Ha chiesto se potevamo prenderci sto ride qua. È arrivato, ci hanno dato 4 campioni che ho ignorato tantissimo per 50 goodwill. Perché effettivamente, se vi ricordate, nello scorso episodio abbiamo attaccato l'impero per sbaglio. Cioè, per sbaglio, tra virgolette. Se cammini dove lanciamo le granate di mortaio, o qualche scheggia te la prendi. E sono arrivati e è finita proprio ora la battaglia. Tant'è che, guardate, sono ancora a terra le persone. Non hanno nulla di interessante se non i loro stessi corpi, che poi ovviamente faremo a pezzi per gli organi. Questi organi che vedete qua invece derivano dall'assedio degli Itakin, di quella fazione di cui non ricordo mai il nome. Questo qua sta per morire. Dovevo controllare un attimo. Ed è arrivata un'altra quest. Fammi vedere un attimo. No, non niente. Anche se è una persona che cuoce, che fa cooking, mica male. Se. Come? Come che. Adesso guarda, la voglio lei. Ahnaz. Vai, vieni. Sembra un insulto, Ahnaz. Ho fatto aiutare anche un po' loro perché effettivamente erano arrivati vicini, come potete vedere. E quindi ho detto, sapete cosa, magari è il caso di far dare una mano e fargli sparare. E appunto hanno sparato. Le difese si stanno. Ecco qua. Le difese si stanno dimostrando davvero efficaci. E questa è la terza quest che invece ho appena accettato. Danger Pods, vedete, 0 ore. Praticamente un Mechanoid Cluster, settore 26, che ha tutta questa roba qua. E niente per questa quantità di cose. E arriveranno qua. Ah, questi qua sono quelli dell'impero che se ne stanno andando. Holy fucking shit. Wow. Beh, allora, secondo me ci sono delle cose che possiamo. Mecha e Shield. Questo qua prende gli AE. Il prossimo ciclo è in 5,3 giorni. Potrei aver fatto una cagata. Sappiatelo, potrei aver fatto una cagata. Va bene. Pure. È bruttina, come cosa. Però ecco, il problema sarebbe principalmente questa linea qua di difese. Quindi aspettate un attimo. Ruslan, tu cos'è che hai questo? Vediamo un po' quanti lanciamissili ho. Perché se è il caso, cioè faccio fare un colpo unico e via. Ah, cazzo, è biocoded questo. Facciamo fare un attacco unico.
Bisogna stare davvero attenti. 5 giorni sono tanti. Potrebbero succedere le peggio cagate. Infatti, guardate, sono tentato anche per i meccanoidi. Farli stare tutti dentro, non dargli la possibilità di uscire. Ah, intanto anche con le ricerche siamo andati avanti, eh. Ho fatto, vediamo. Jump X, Grow Vat, Moisture Pump. Adesso sto facendo Biosculpting. E abbiamo fatto lo Standard Mech Tech. Qualcos'altro anche. Sì, però non mi ricordo. È passato di tempo, Arian, è passato di tempo. Ah, e questo Punisher ha già macinato 49 uccisioni, eh. Non per dire. Questo qua è ancora un prototype. È già ancora un prototipo e ne ha già fatte due. Questo è 11. Questo ha 6. Questo ha 10. E questo anche deve essere alto. Ah, invece solo 5. Questo ha fatto più danni. Mica se avessimo un Marauder là sopra. Mamma mia. Ah, che bello. Adesso che gli abbiamo detto di stare un po' attenti qua nella base, di non uscire, si stanno occupando di tutte quelle piccole cose necessarie nella base. Dance party, vai così. Sempre qua a fare sempre la stessa cazzata ogni volta. Facciamoli divertire un po', hanno una guerra davanti, quindi effettivamente potrebbe essere il caso. Fan, che ha più 8. Ah, abbiamo anche due prigionieri. Lui, esatto. E non era Dennis, era un altro. Lui. No, forse sono tre, esatto. Sì, che ho catturato dall'assalto, dall'assedio che ci avevano fatto gli swish shit, questi qua. Gli Itakin, praticamente. E due di loro sono stati salvati grazie all'abilità Coagulate di Braz. E li ho presi perché avevano alto piante, costruzione. Beh, questo shooting. Ah, Intellectual, che faceva comodo avere un altro ricercatore. E lui... Lei, sì. In realtà è di quest'ultimo attacco, aveva 6 cooking. Fa comodo avere qualcuno in più. Quindi proviamo un attimo a reclutare. Reclutare. E reclutare. Sta gente chi è? Un gen farm, perché? Scusate. Tu c'hai 10 in mining. Cioè 11 in shooting, 8 in construction. Ah, però aspetta un attimo. Unwaveringly loyal. E allora cammini troppo per i miei gusti. È cattiva come cosa, perché la voglio gambizzare. Però se non cammina, non c'è rischio che ti ribelli. Nuova recluta, Dennis. Grazie. Ah, ti direi anche plant cutting e growing. Niente hunting. Minchia, c'è 14 ordini. Porca troia, ma questo qua... Com'è che lo stavo facendo semplicemente risucchiare? Low shield pack. Lo darei a Eli. Eccolo qua. Perché se dopo succede qualcosa quando facciamo l'attacco, magari avere uno scudo a terra non è male. Potrebbe darci quei secondi in più per farli ritirare tutti. Quanto cazzo di Imogen abbiamo? Ehi, Jet. Ciao, come stai? Io voglio trattarli bene, i miei prigionieri. So che sto dicendo questa frase dopo aver gambizzato la povera Jet, però mi causa solo problemi se cammino. Quei prigionieri che devono rimanere qua perché non vogliono rendersi conto che si sta meglio nella mia colonia e tutto, che anche lì è discutibile, perché fin tanto che sei qua sei al sicuro, quando poi sei qua dentro invece devi difendere la colonia, che forse non è la stessa cosa. Però comunque voglio che siano trattati bene, più o meno. Meglio di come li tratto io, insomma. Così adesso hanno una radio, hanno una televisione, hanno qualcosa per allenarsi, c'hanno tutto. Quante barre di combustibile ho fatto qua? Basta, sospendi. Dio mio. Seriamente? Sono a posto per tutto il resto della vita. Non mi servirà mai così tanta energia, ragazzi. Bionic Spine. E poi te la installo solo se decidi di entrare. No, vabbè, io te la installo. Se poi decidi che non vuoi entrare, male, te la tolgo. Perfetto, medical emergency. Bene, ora non ti puoi muovere.
Oh, recluta, Wanda. Bene. Wanda, tu sei quella che cucina, giusto? Malaria. Praticamente tutti i nostri si sono salvati. Luxembourg, lui. E si è presa la malaria. Mi spiace. Magari adesso, bro. Riduciamo soltanto la resistenza, perché non vorrei che arriva, si prende la malaria e poi è il nostro problema da gestire. Slept in the cold? In the heat? Ok. Perché ci sono 28 gradi? Qua ce n'è 21. Qua 22, 21, 25, 28. Sì, mi sembra un po' altino, quindi direi. Andiamo ad aggiungere. Dove sei? Temperature. Eccolo, aria condizionata. E facciamo uno qua, uno qua, uno qua ed uno qua. Air con pipe. Qua c'è da aggiungere parecchio. Anche per controllare un po' la temperatura, perché appunto 28-26 gradi non è il massimo. Ah, un'altra cosa che avevo fatto, ho rimosso un po' di pavimenti che c'erano fuori, pezzi di roccia così volanti, almeno abbiamo chiari punti di vista. No, ti prego, danneggiato. Va bene, 16 ore e potremmo far piovere fuoco su questo Mac Cluster. Speriamo. Bene, vi direi che. Ah no, non abbiamo abbastanza acciaio. Se no, avrei costruito un altro mortaio. Volentieri anche. Però non abbiamo abbastanza acciaio, purtroppo. E va bene, allora, va bene. Quindi mi serviranno due persone e i mortai. Che dovranno sparare. Penso qua per cercare di beccare le Unstable Power Cell e cercare di fare più danni possibili. Poi, quando partono i primi colpi, quelli di mortaio, facciamo sparare quelli con i lanciamissili, che spareranno un po' da qua e un po' da qua. E allo stesso tempo, quando hanno colpito tutte queste cose qua, sparano i Punisher. Che appunto sono, quelli vanno sicuri, sono precisi al 100%, cose del genere. 13 ore. Prison Break, ci voleva proprio. Chi è questo? Chi sei tu? Dove sei cooking? Andiamo a braso. Oh, lascia stare i rumbi. Bastardo. Mica che cricca che si è presa. Oh, è vero che lei spara fuoco. Mulis, via, 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 via. Holy shit. Mi sa che Braz non l'ha presa bene. Braz slammed Ahnaz in the neck, leaving an horrific wound. Sì. Penso che l'abbia decapitata. Neck destroyed. Ok, sì. Perfetto. Braz, spegni the Mullins. Un'ora. Ok, mentre il resto della colonia si riposa, noi andremo a fare danni. Scudo giù. Perfetto. Togliamo l'old fire dei mortai. E iniziamo a dare gli ordini di attacco. Ok, giù lo scudo perché non si sa mai. Spari a questo, spari a questo. Voi due aspettate. Benissimo, benissimo, benissimo. Togliamo l'old fire. Spariamo qua con questo. Tu con questo spari qua. Tu aspetti. Merda. Spara qua. Via. Ok. Hold fire, via. Spara qua. Benissimo, benissimo.
Min. Spara qua. Fantastico. Ok, voi via. Min, stessa cosa. Merda, un Scyther. Come facciamo per quel Scyther? Come facciamo, come facciamo? Perfetto, l'hanno tirato giù. Benissimo. Questo può sparare in 15 secondi, quindi non va bene. Anche quella torretta è andata. Vai così. Andati anche quelli. Rimane solo un pikeman. Gianni spara, fantastico. È sceso lo scudo. No, niente, via. Via Gianni, via 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 via. Allora, va bene perché non è rimasto altro. Voi state facendo cagare con questi colpi, sappiatelo. Bene, benissimo, benissimo. Reazione a catena così, fantastica. Vediamo se l'abbiamo risolto. Abbiamo risolto. Chi rimane? Rimane un Lancer lassù. Ok, seriamente. Ah, ok. Rimane una torretta e non voglio prendere rischi, sinceramente, quindi sapete cosa? Spariamo con questo. È stupido il rombino, comunque. Perfetto, quella è andata. Abbiamo vinto. Fantastico. Pods arrived. Con la nostra ricompensa, giustamente. Buono, arco tech arm, fantastico, tech proof sub persona core, benissimo, che lo mettiamo chissà dove. Abbiamo riportato anche relativamente pochi danni, tutta roba che si può sistemare. Force target sui cadaveri, così almeno li togliamo. E togliamo i cadaveri e tutto il resto anche. Penso che mi dedicherò ancora un po' al rifare praticamente tutta la pavimentazione della base. Cioè la pavimentazione, questi piccoli dettagli qua. E tipo da questa parte farò una strada. Anzi, guardate. Farò una strada di qua, direi. Ok, qua facciamo una strada e di qua invece farò un campo unico dove coltiveranno... erba, prato. Allora, se non sbaglio, mi serve anche una MacBand antenna. Esatto. Mi serve perché serve per poi fare i boss più grossi della dei meccanoidi. Bene, vedete, poi devo fare High MacTech e l'Ultra MacTech. Anzi no, forse già con la High MacTech riesco a prendere il nano l'allero chip. Cos'è che hai? Tu sei senza gambe, va bene. Ok, allora spariamo un altro colpo con Marauder. Vediamo quanto ha utilizzato. L'ha usato praticamente tutto. Addio mio, ma fa paura sta cosa. No, va bene. Stavolta mi sono reso conto che li ha prosciugati, infatti ha sparato per meno tempo. Dovrebbe mancarci tipo solo un colpo a sto punto, sì. Diabolus threat ready to summon, War Queen threat ready to summon, ok. Penso sia la War Queen. Diabolus l'abbiamo già fatto, sì. E da quanto ho capito poi si distrugge la Macbeth antenna.
Però Kallis non è scemo, quindi cosa fa? Lui spara. Esattamente. Però sapete cosa? Penso che sarà l'obiettivo del prossimo episodio, perché adesso devo sistemare. Se faccio ora un boss, mi carico ancora del lavoro addosso e guardate cos'è che abbiamo ancora qua da sistemare. Quindi penso che farò di nuovo un po' di progressi off camera, come doveva essere teoricamente questo episodio. E per il prossimo ci vediamo con l'inizio praticamente della battaglia contro la War Queen, che ci dovrebbe lasciare poi il. Non il nanostructure in chip. Ah, vediamo un attimo prima di salutarci. Teoricamente noi dobbiamo fare l'atomizer, Wayspec Atomizer, che richiede il nanostructure in chip. Il nanostructure in chip ce lo lascia la War Queen. No, la War Queen ci lascerà il Power Focus chip. Quindi l'altro boss, quello dopo, che è l'Apocritus, se ho capito bene, ci lascerà il nanostructure in chip. Potremmo effettivamente per il prossimo episodio cercare di fare questi due boss. Non so come andrà a finire. Prossimo episodio dovrei avere teoricamente anche il Marauder pronto. Anzi, guardate, lo finalizziamo ora, lo sviluppo del Marauder. Benissimo, abbiamo fatto. Vediamo. A tempo 2, non ti preoccupare. Teoricamente dovrebbe darmi lo step completed. Comunque, vi dicevo, prossimo episodio ci concentriamo probabilmente sui boss, così da avere un altro metodo poi per rimuovere l'inquinamento, quindi con l'atomizer, e non dover per forza ogni volta lanciare i wastepack con le transport pod. Comunque, io termino qua, fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate, sia dell'avanzamento di questo episodio, comunque la battaglia secondo me ce la siamo gestita bene, e secondo voi come sta andando la serie. Vi ringrazio ancora tutti tantissimo per la visione, sono Golden e noi ci vediamo con i prossimi video. Bye bye!